E3 2019, ciao Vince. Ciao Umbo. Sono partito molto carico e poi mi sono spento in un attimo, spero di riprendermi. Allora, oggi hai potuto vedere e forse anche provare Sky, gioco di Dead Game Company, anche qui mi stavo per impallare, che è un team un po' particolare perché fino a qualche anno fa t'avrei detto non da E3, che comunque è la fiera più bombastica dell'industria dei videogiochi, e che però ormai di indie in indie si è trasformata in una realtà da oltre 30 persone, e quindi diciamo è un bel team, non è un team indipendente da due persone nello scantinato. Allora, raccontaci un po' questo Sky, io sono molto curioso di capire se secondo te potrà essere l'ennesimo salto in avanti di una compagnia comunque da cui si hanno sempre grandi aspettative, enormi aspettative forse. Allora, hai detto bene, Dead Game Company ha cercato sempre di creare esperienze particolari, esperienze emozionali, e Sky non fa differenza. Quando l'avevano annunciato, mi sembra al palco della conferenza Apple, stupì tutti perché dopo la collaborazione con PlayStation, che ha visto Flow, Flower e Journey, le persone, i fan, si aspettavano un altro gioco console, e invece loro hanno deciso di creare questo gioco, questa esperienza focalizzata sul multigiocatore per dispositivi mobile. Quindi uscirà prima su iOS e poi dopo Android, comunque prima su iPhone e iPad, prima su smartphone e tablet, e poi nell'arco di un anno, comunque più in là, arriverà anche su console, PC, arriverà anche sulle altre piattaforme. Loro hanno voluto realizzarla per mobile perché è una piattaforma che hanno tutti. È un gioco che loro vogliono far arrivare a chiunque, per permettere al bambino con la madre oppure al figlio di giocare col padre, col nonno. Insomma, vogliono cercare di diffonderlo il più possibile. Anche per questo motivo ha un'interfaccia abbastanza semplice, touch. La cosa interessante è che Sky, e io non me ne ero mai reso conto prima di giocarlo oggi, è proprio il punto di arrivo in cui si fondono tutte, cioè è il riassunto della storia del team, di Dead Game Company. Dentro ci puoi trovare da Flower a Flow, ci sono meccaniche addirittura di volo che fanno venire in mente Clouds, che era un prototipo, un gioco di Genova Chen, che poi è il fondatore del team. Tutti i giochi del team convergono all'interno di questa avventura in terza persona, chiamiamolo così. Per loro è una sorta di hub social, perché ti mettono all'interno di questo mondo dove tu sei questo... sembrano tanti bambini, comunque questi personaggi in grado di svolazzare in giro. Immagina Journey, no? Col protagonista super stilizzato. Qual è la differenza? Qual è la differenza con Journey? Che mentre in Journey ti poteva capitare di incontrare qualcuno per caso se eri collegato alla rete e avevi un obiettivo, ovvero raggiungere la cima della montagna, qui sei libero di andare dove ti pare, di esplorare tutti i regni del mondo, e viene invogliato tantissimo la collaborazione, più che la collaborazione, proprio il giocare assieme, il viaggiare tra i vari mondi assieme. Tant'è che ci sono tutta una serie di opzioni di input che si possono inserire. Per esempio, io e te possiamo prenderci per mano, il tuo personaggio e il mio personaggio si possono prendere per mano, e io magari ti porto in giro o viceversa. Man mano che stiamo assieme e che quindi esploriamo il mondo assieme, raggiungiamo magari degli altari o comunque dei luoghi importanti in compagnia, cresce il nostro livello di amicizia, si sbloccano nuove interazioni tra i nostri personaggi, e quindi magari oltre a tenerti per mano posso abbracciarti, posso darti il 5, e questo albero tra virgolette di abilità si va a sbloccare man mano, finché poi non si raggiunge quella che dovrebbe essere la sorpresa finale. Non so bene quale sarà l'interazione finale, ma dovrebbe essere un momento molto toccante, diciamo, per i giocatori. Molto interessante, scusami, ti interrompo un attimo, perché è la descrizione, secondo me, di un prodotto abbastanza coraggioso, perché fare un'esperienza così che prevede l'interazione con un'altra persona non è facile, cioè trasmettere delle emozioni e pensare allo stesso tempo a un giocatore che interagisce con un altro è abbastanza complesso. Quindi quello che ti voglio chiedere è, a parte l'interesse per l'idea, cioè è un prodotto che secondo te si manterrà a livello, cioè manterrà veramente la nomea di uno studio che finora ha fatto dei giochi memorabili per alcuni?
Allora, questo è tutto da vedere, bisogna vedere come verrà accolto e soprattutto se, come dire, perché è un gioco molto veramente tanto diverso da Journey, che per quanto particolare, col fatto che aveva un obiettivo ben specifico, sai, era comunque più digeribile da un pubblico più tradizionale. Qui loro vogliono proprio spingerti a, non so, a passare del tempo in compagnia dei tuoi amici, dei tuoi colleghi o anche di sconosciuti, perché magari entri in una stanza in cui ci sono perfetti sconosciuti, ci sono dei mini obiettivi, ad esempio qualcuno può focalizzarsi sul collezionare diversi oggetti personalizzabili, il tuo avatar puoi cambiare ad esempio il vestito, la maschera che indossa, i pantaloni, si possono trovare in giro per questo mondo, si possono trovare degli strumenti musicali e quindi può capitare che ti fermi a suonare in compagnia di un altro gruppo di persone sconosciute, cioè si possono creare tutte queste interazioni particolari e il loro obiettivo è chiaramente quello di supportarlo via via. Diciamo che a differenza dei loro giochi precedenti questo sarà un free to play, quindi ha anche questo vantaggio, questa spinta, la curiosità iniziale che può portarti a scaricarlo e a provarlo, no? E quindi è sicuramente una cosa diversa, lo trovo molto affascinante come concept, molto carino stilisticamente, e bisogna vedere, io non, mi faccio anche fatica a giudicarlo da, diciamo, secondo i canoni tradizionali dei videogiochi classici, no? Uscita? Allora esce il mese prossimo, prima su iOS, quindi prima su iPad e iPhone, arriverà poco dopo su Android e poi, come dicevo, in futuro prevedono di pubblicarlo anche su console. Va bene, allora seguiteci, perché ovviamente già il mese prossimo, quando uscirà per iOS, lo recensiremo, ma seguiteci anche per tutte le novità dall'E3 2019.